era invitato dal ministro dell'interno o dal ministero dell'interno o no? No. Mi faccia finire? No, e no, se no, ha no, detto... no, no, no. Signor Gianluca Savoini, essimo risulta tuttavia presente in una missione ufficiale a Mosca. Io le volevo chiedere qualche chiarimento. Primo, a che titolo Savoini partecipa alla riunione che lei tiene a Mosca col ministro dell'interno russo il 16 ottobre del 2018? Se a questa riunione è invitato dal Ministero dell'Interno, quindi da lei, e stessa cosa, al ricevimento che c'è stato a Villa Madama qualche giorno fa col presidente russo Putin, c'era Savoini, era invitato dal Ministro dell'Interno o dal Ministero dell'Interno o no? No. Mi faccia finire? No, e no, se no, ha detto... no, no. Sulla base delle informazioni disponibili alla Presidenza del Consiglio, posso precisare che il signor Gianluca Savoini, essimo risulta tuttavia presente in una missione ufficiale a Mosca, avvenuta nei giorni 15 e 16 luglio 2018, al seguito del Ministro degli Interni e Vicepresidente Salvini, in occasione della visita del Presidente Putin in Italia il 4 luglio 2019, il signor Savoini ha partecipato all'evento che si è svolto il pomeriggio dello stesso giorno. Come è ormai noto, il signor Savoini è stato invitato anche alla cena che la Presidenza del Consiglio ha offerto al Presidente Putin la sera del 4 luglio a Villa Madama. Le verifiche effettuate a cura degli uffici della Presidenza del Consiglio hanno evidenziato che al forum svolto sia il pomeriggio alla Farnesina il signor Savoini ha partecipato su richiesta del signor Claudio D'Amico dell'ufficio del vicepresidente Salvini a Palazzo Chigi. No, mi immagino ci siano dei documenti ufficiali quando si va in missione, se può produrre questi documenti che provano che Savoini non era invitato da voi, grazie. Produco i documenti di tutti i passeggeri che hanno viaggiato con me. Persone sospette. Ma era invitato. Un passato oscuro. Era invitato. Cosa ci faceva Savoini al tavolo? Ragazzi, mi fate fare il mio lavoro. Il signor D'Amico, che ha l'incarico di consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale nell'ambito dell'ufficio di diretta collaborazione del vicepresidente del Consiglio, senatore Matteo Salvini, ha sollecitato l'invito del signor Savoini al forum delle società civili, facendo contattare per iscritto i funzionari che fanno parte del mio gabinetto diplomatico. Cosa ci faceva Savoini al tavolo? Ma che è lui? Ma che ne so? Cioè, lei non sa, fa una riunione col ministro dell'interno e non sa perché... C'è tanta gente quando faccio le riunioni. Guardi quanta gente c'è oggi. Quella ministra è una riunione riservata, però... Scusi, va bene. Allora, mi fate fare il lavoro serio? Lei cerchi i rubli. Buona no, fortuna. Non c'entrano i rubli. Lei cerchi i rubli. Buona fortuna. Non c'entrano i rubli, ministro. Un'altra domanda. In aggiunta alle informazioni sopra riassunte, chiarisco che la visita a Mosca del 17 e del 18 ottobre 2018 del Ministro dell'Interno, Vicepresidente Salvini, è stata organizzata direttamente al Ministero dell'Interno. Tale visita è consistita nella partecipazione del Vicepresidente Salvini all'Assemblea Generale 2018 di Confindustria Russia, cui risulta abbia partecipato anche il signor Savoini. Fu notificata alle controparti russe la composizione della delegazione italiana per il tramite della nostra ambasciata a Mosca su indicazione del protocollo del Ministero dell'Interno. La delegazione ufficiale, oltre al signor Claudio D'Amico, comprendeva quindi anche il nominativo del signor Savoini. Queste sono le informazioni acquisite dalla Presidenza del Consiglio e che sono in grado di riferirvi. Non ho ricevuto informazioni dal Ministro competente. Era invitato dal Ministro dell'Interno o dal Ministero dell'Interno o no? No. Mi faccia finire? No, e no, se ha no, detto... no, no.